Beh, io credo che dopo Aversa sicuramente c'è stata una reazione positiva nella partita di domenica. È stata una partita, come già è stato detto più volte, un po' da tutti, condizionata dal vento. Quindi io penso che sulla prima frazione di gara abbiamo meritato notevolmente il vantaggio e lì credo che la squadra ha dimostrato anche la grande reazione rispetto ad Aversa, la grande voglia di far vedere che comunque ci siamo. E non ci siamo assolutamente accontentati per quelle tre vittorie. Dal punto di vista mentale è un pari che lascia qualche un po' di amaro in bocca oppure che comunque sprona a dare qualcosa in più? Sicuramente dobbiamo essere realisti e siamo anche consapevoli che il risultato del pareggio è il risultato giusto. Ovviamente noi siamo un gruppo nuovo. E da gennaio è iniziato questo nuovo percorso, quindi è un punto che ci sta e sicuramente lavoreremo già da oggi per migliorare, perché domenica abbiamo un'altra sfida importante a Ischia e sicuramente non andiamo lì per accontentarci. Dopo Cosenza avevi detto che avevi bisogno ancora di due partite per essere al 100%, poi una l'hai saltata per infortunio. A che punto sei tu? A che punto è la squadra? Vabbè, intanto rispondi questo. Io domenica mi è dispiaciuto tanto uscire per colpa di questo colpo che ho ricevuto sul volto, perché mi sentivo bene, avevo una buona gamba, anche se il campo era pesante, e quindi sto bene. A livello di squadra penso che possiamo crescere ancora molto, possiamo affinare i meccanismi di gioco e abbiamo comunque nell'arco frecce come Munarde e Russotto che stanno rientrando, chi da ritardi di forma, chi da infortuni. Quindi noi siamo qui che li aspettiamo a braccia aperte, sperando che il prima possibile si rimettano al top per aiutarci. E poi ti dà fastidio, cioè ti pesa il fatto che Sander abbia detto più volte che tu sei insostituibile con le caratteristiche tecniche, e poi ovviamente lo vediamo anche il tipo di gioco che esprime il Catanzaro con te è diverso rispetto a quando giochiamo senza. No, fastidio assolutamente no, è una cosa che sinceramente non avevo ancora sentito da parte del mister, però è una cosa che mi piace perché fondamentalmente mi responsabilizza un po' e il ruolo che ho in una squadra, penso che sia un ruolo di responsabilità, a prescindere dal giocare nel Catanzaro, dico proprio come ruolo negli undici. Era forse quello che cercavi dopo l'esperienza passata, visto e considerato. Assolutamente, sì, è quello, ma è quello di, credo che ha di cui ha bisogno qualsiasi giocatore. Poi io a livello caratteriale magari ne ho bisogno un po' di più, ho bisogno di sentirmi importante, di sentirmi un leader. Che cosa dà fastidio al centrocampo del Catanzaro e che cosa vi ha messo di più in difficoltà degli avversari in queste partite che hai giocato contro di noi, cioè con noi? Ma sinceramente ho fatto la prima partita a Martina dove credo che la sconfitta sia stata immeritata perché è venuta da due rigori abbastanza dubbi e il resto non abbiamo sofferto più di tanto. Poi abbiamo fatto tre partite dove abbiamo praticamente dominato perché a Matera li abbiamo messi sotto. Con il Melfi comunque abbiamo fatto un'ottima gara e con il Cosenza è stata una partita un po' più equilibrata, però senza molte difficoltà. Ad Aversa non c'ero e domenica mi viene da dire che l'unica difficoltà che abbiamo incontrato un po' è stata il vento. Se no, particolari difficoltà non credo ne abbiamo avute, ma non solo per merito nostro dei centrocampisti, ma per merito anche degli attaccanti che ci danno una grossa mano in fase difensiva. Che gara aspettate rischia? È una gara difficile perché loro vengono da una sconfitta importante e avranno tutta la voglia di riscattarsi e sono anche in piena corsa salvezza. Quindi dobbiamo andare lì col coltello fra i denti e non commettere gli errori che abbiamo commesso ad Aversa.